Ciao a tutti, rieccoci qui dopo tanti mesi in cui non abbiamo potuto parlare di calcio, soprattutto di fantacalcio. Rieccoci qui. Tornano i consigli del profeta, o meglio, torneranno da domenica sera perché, come sapete, vabbè, si è giocata la Coppa Italia, in questo weekend poi si giocheranno i recuperi di una giornata che penso che nessuno di voi conterà nei vostri fantacalci. Invece, da lunedì riprende il campionato e per tutti quelli che continueranno al Fantacalcio, sappiate che il profeta sarà con voi fino alla fine del campionato e con i suoi consigli. Come sempre, ci sarà un video prima dell'inizio delle partite dove andrò a consigliarvi così chi mettere, chi schierare partita per partita. Faremo anche, come sempre, un'analisi delle varie partite. Può essere non già da questa domenica, ma dalla prossima settimana che magari ci saranno anche delle live dedicate ai consigli del Fantacalcio. Quindi anziché aspettare il video solito in cui appunto io vi consiglio, magari ci sarà una live di, non so, mezz'oretta, 40 minuti, non di più, a seconda anche dell'affluenza vostra, ovviamente, dove potete direttamente in live farmi le domande in chat e io vi rispondo appunto così. Sul momento, ecco. Magari può essere così una novità, può essere una cosa che magari coinvolga anche più persone, anche magari non iscritti al canale, e quindi così ci tenevo anche a dirvelo. Rinizia il campionato. Personalmente, io ve lo dico onestamente, io se avessi dovuto scegliere tra ricominciare il fantacalcio, parlo di fantacalcio e non di campionato, attenzione. Tra ricominciare il fantacalcio e non ricominciarlo, io per quanto riguarda queste settimane così che vedranno poi appunto terminare la Serie A, io sarei stato del partito di non riprendere il Fantacalcio. Questo perché secondo me a distanza di 3 mesi, a porte chiuse, col pericolo che veramente da un momento all'altro comunque ci possano essere dei nuovi casi positivi all'interno delle squadre di Serie A, i fattori di rischio, i fattori incerti sono veramente troppi. E se il calcio da un certo punto di vista è giusto che riparta per un discorso economico, per tutti gli interessi legati al mondo del calcio, per tutte le famiglie che comunque hanno delle persone che appunto non guadagnano quello che guadagnano i calciatori, ma che magari sono dei magazzinieri, dei massaggiatori, o semplicemente hanno delle attività di ristoro o ludiche legate al mondo del calcio, quindi da quel punto di vista è giusto che riprenda tutto il baraccone del calcio. Per quanto riguarda invece il fantacalcio, che per fortuna è ancora un gioco serio, ma è un gioco, secondo me ci sono troppi fattori random. Già il fantacalcio di per sé ha tante cose random, lo sappiamo. In più ci sono tutti questi elementi che aggiungono ulteriormente del random in questo gioco, quindi sicuramente sarà un fantacalcio diverso da tutti quelli che abbiamo fatto negli anni scorsi, ovviamente diverso da quello che ci aveva lasciato tra marzo e aprile, appunto, con la sospensione del campionato. Detto questo, però, per quanto mi riguarda, trovo doveroso darvi comunque i consigli anche per le prossime partite del Fantacalcio. Tutte le persone che nei mesi scorsi si sono iscritte su questo canale magari hanno piacere di ascoltare i miei consigli, e quindi nei vostri riguardi trovo doveroso appunto fare i video appunto per le prossime giornate. Allo stesso tempo, chi non è ancora iscritto al canale, chi magari ancora non mi conosce, spero che si iscriverà. Voi che non sapete, appunto, che non mi conoscete ancora, sappiate che a inizio anno ho fatto 3, 4, 5 video dedicati al mondo del fantacalcio, dove ho fatto un'analisi distinta per ruoli, portieri, difensori, centrocampisti, attaccanti, dando un po' di consigli in generale per quanto riguarda appunto il fantacalcio. Ho fatto un video dedicato esclusivamente al fantacalcio con le riconferme, spiegando un po' come si può organizzare, dando alcuni consigli anche per quanto riguarda il regolamento. Quindi, se volete andarveli a recuperare, sono video che hanno avuto abbastanza seguito, troverete anche molti commenti interessanti dei vari utenti sotto, quindi il mio invito è quello di andarveli a vedere. Vi do appunto il video che esce stasera è un video per dirvi appunto il profeta ci sarà da domenica sera, perché come sapete poi lunedì sera riprenderà la nuova giornata del campionato, e quindi domenica
faccio uscire il video con i consigli per quanto riguarda le partite di lunedì, martedì e mercoledì. In questo modo avremo un po' modo anche di vedere, di parlare delle partite che si saranno giocate nel frattempo venerdì, sabato e domenica. Quindi vediamo anche un po' le squadre più in forma. La Coppa Italia, secondo me, ci ha detto poco. Ci ha detto però che le partite senza pubblico saranno partite poco spettacolari e il ritmo sarà molto basso. Se andiamo a vedere le partite che si sono giocate finora, ci sono stati, se non sbaglio, 2-0-0, o comunque ci sono state partite tutte con pochi gol, perché Juve-Napoli si è decisa ai rigori, Napoli-Inter si è decisa poi con un pareggio, insomma, cioè, sono tutte partite veramente con pochi gol. La stessa Juve-Milan è stata una partita molto bloccata, quindi cioè, è palese che l'assenza del pubblico peserà anche in campo. Peserà in campo, non bastano i cori registrati di FIFA piuttosto che le coreografie virtuali per poter dare al calcio quello che può dare solo il pubblico. Detto questo, però, sarà interessante vedere se i valori in campo saranno quelli che abbiamo imparato a conoscere fino a 3 mesi fa, o se invece questa situazione verrà un po' stravolta. La Juve sicuramente non sembra essere in un momento di grande forma, ma io penso che in generale nessuna squadra possa essere in un gran momento di forma. Sarà anche interessante vedere la programmazione che ogni preparatore atletico ha dato alle varie squadre. Perché comunque si giocherà ogni 3 giorni, fino praticamente a fine luglio, quindi sarà una sorta di mondiale a livello di preparazione, ma fatta sul mese e mezzo. Quindi bisognerà vedere, se le squadre che partiranno subito forte adesso riusciranno a resistere fino a fine luglio, o se magari le squadre, appunto, che adesso sono partite, che partiranno meno bene, poi magari avranno il tempo di riprendersi. Sicuramente una cosa che impareremo, e questo ve lo dico già, non serve essere dei profeti per dirlo, dovremo convivere con gli infortuni. Dovremo convivere con gli infortuni perché giocando ogni 3 giorni, molte squadre non sono abituate a giocare ogni 3 giorni, molte squadre non hanno la rosa per giocare ogni 3 giorni, quindi magari sotto questo punto di vista potranno essere avvantaggiate le squadre che sono abituate a farlo, quindi le squadre che hanno avuto le coppe, le squadre che hanno avuto, che sono andate avanti in Coppa Italia, le squadre che sono andate avanti appunto con le coppe europee. Sarà appunto interessante vedere quelle squadre che solitamente giocavano sempre con i soliti 12-13, cosa faranno, se come dire, spremeranno fino all'osso quei 13-14 giocatori, o se invece al contrario scopriranno magari risorse dalla panchina o dal settore giovanile che non conosciamo ancora. Ora, la cosa dei 5 cambi sicuramente è una cosa da non sottovalutare anche in ottica fantacalcio. Lì siete liberi voi di decidere se prima facevate le 3 sostituzioni, se anche voi passare a 5 o se tenerne 3. Questo dipende da voi. Io in un fantacalcio sostituzioni illimitate, in altri invece faccio 3 cambi, quindi vedete un po' voi come gestire il tutto. Un'altra cosa appunto da analizzare, da prendere in considerazione in modo importante per quanto riguarda la formazione, sono tutti quei giocatori che magari entravano gli ultimi 20 minuti, l'ultimo quarto d'ora, perché adesso con la cosa dei 5 cambi non è detto che avranno più minutaggio, perché magari avranno più minutaggio perché giocando ogni 3 giorni col turnover potrebbero qualche volta partire dall'inizio. Però magari allo stesso tempo, avendo 5 cambi, il tecnico potrebbe fare 3 cambi subito, diciamo tra primo e secondo tempo, magari nella prima parte del secondo tempo, e poi tenere sugli ultimi 2 cambi per gli ultimi 5-10 minuti. E non è detto che chi entrava come terzo cambio a 2 minuti dalla fine adesso entrerà a mezz'ora dalla fine. Potrebbe benissimo entrare sempre a 2 minuti dalla fine. Quindi anche quando andremo a parlare delle formazioni, chi schierare e chi non schierare, cercheremo anche di analizzare questo aspetto. Che altro aggiungere? Sicuramente sarà un fantacalcio diverso da tutti quelli che abbiamo fatto nel passato e spero da tutti quelli che andremo a fare da settembre in poi. Sarà molto difficile per quanto mi riguarda darvi dei consigli, soprattutto a iniziare da domenica, perché mentre fino a marzo-aprile avevo delle cose, dei dati oggettivi sul quale basarmi, quindi sì, andare magari un po' a sensazione, un po' istinto, ma comunque basarmi su dei dati per fare un certo tipo di analisi, adesso è davvero come fare un salto nel vuoto. Detto questo, però, sarebbe stato facile dirvi: non faccio più video sul fantacalcio fino a settembre.
Però penso che, soprattutto per un canale emergente come il mio, è anche giusto mettersi in gioco, è anche giusto essere sempre a vostra disposizione, quindi vi posso dire che il profeta ci sarà. Ci sarà da domenica, ci sarà fino a fine campionato. Impareremo insieme a conoscere questa nuova Serie A, sperando che, se dobbiamo riniziare, almeno cerchiamo di finirla, perché non ci sarebbe cosa più grave che magari riprendere il campionato e poi, a causa di uno o due positivi, sospendere di nuovo tutto. Allora, a quel punto forse era meglio non ricominciare neanche. Speriamo che appunto almeno la Serie A possa così arrivare a conclusione. Io non ho altro da aggiungervi se non che vi do appuntamento a domenica. Indicativamente, ho visto un po' l'orario delle partite, si gioca. C'è Inter-Samba alle 21:45, l'Atalanta gioca alle 8 meno un quarto, può essere che il video uscirà intorno alle 7, così poi almeno ognuno è libero di guardarsi poi le partite. Quindi io vi do appuntamento all'incirca alle ore 19 per quanto riguarda domenica, con i consigli delle partite di lunedì, martedì e mercoledì. Non ho altro da aggiungervi, vi ricordo che appunto in futuro sicuramente farò delle live, ora poi devo un po' vedere se farle col cellulare, se farle con la webcam, la qualità del video, insomma. Devo un po' sistemare un paio di cose, però mi raccomando, nel frattempo, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Io vi saluto, grazie e appuntamento a domenica sera con i consigli del profeta. Grazie a tutti, ciao e alla prossima.